Ciao a tutti, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo insieme un mega restauro. Guardate in che condizioni sono. Sono veramente messa male, reduce anche dall'influenza, quindi se sentite la voce nasale è per quello. E niente, ho bisogno di recuperare un po' di normalità. Fatemi compagnia. Ebbene, il restauro prevede tintura ai capelli, decolorazione dei peli sulle braccia perché io ho una leggera peluria, preferisco non strapparli e li schiarisco ogni tanto. Una sistemata alle sopracciglia, vorrei lisciare i capelli che non lo faccio da tantissimo, è veramente l'esigenza, il bisogno di sentirmi un po' in ordine. Vorrei provare a fare anche una maschera viso magari nei tempi morti e poi dovrei almeno dedicarmi alle unghie. Ho preso solo lo smalto trasparente per ora. Devo sicuramente fare almeno una manicure base, poi scegliere uno smalto che ancora non ho idea di quale colore scegliere. Vediamo un po'. Ok, cominciamo ad usare bene la tintura. Proverò a scurire ancora un pochino i capelli questa volta. Scoliamo. E intanto che la tinta è in posa, comincio a miscelare questi due, che tanto poi le applico sulle braccia, devono stare pochi minuti. E facciamo la decolorazione della peluria delle braccia. Mescoliamo bene anche questo intruglio. E voilà! E tengo in posa per 8 minuti. È arrivato il momento di sciacquare con acqua fresca. E devo dire che il risultato dello schiarente è sempre molto soddisfacente. Vedete che si sono imbionditi, adesso sono ancora bagnati, quindi luccicano, però appena scioglierò bene il braccio diventeranno praticamente invisibili. Ebbene, è arrivato il momento dello shampoo. Utilizzerò questo Eterea, shampoo riparatore. Il balsamo utilizzo questo solido di pH Bio Green, anche perché ho finito proprio lo scorso shampoo, il balsamo di Eterea, che mi era piaciuto molto, e poi abbiamo la maschera sempre di Eterea e quindi utilizzerò questi prodotti. Ho quasi finito con la maschera in posa, adesso utilizzando la mia clip dell'IKEA andrò a spuntare un attimino i capelli, che lo faccio molto spesso, voi lo sapete. Utilizzo queste forbici e se vi va nell'info box vi lascio anche il link al video dove vi mostro proprio come taglio i capelli. Eccomi qua, shampoo fatto, sopracciglia fatte, peluria schiarita. Adesso passiamo all'esfoliazione viso. Ah, ho anche spuntato i capelli, anche se poi un'altra sistematina la darò quando li stirerò, perché ho intenzione, spero, di riuscire a stirarli. Da lisci, da asciutti, li sistemo ancora un pochino. Come maschera viso, ve l'ho mostrata prima, utilizzo questa qua. Comodines, una maschera gel energizzante e sfoliante. Spero dopo questa giornata di sentirmi davvero rinnovata. Allora, adesso lascio in posa 2-3 minuti e sciacquo via.
Ecco fatto, viso freschissimo e adesso applico il mio siero alla vitamina C di Florence, che al momento è diventato anche il mio preferito, e poi devo passare assolutamente all'asciugatura dei capelli, altrimenti la mia cervicale non mi perdonerà. Per voi non è passato nulla, mentre io nel frattempo sono andata a pranzo e adesso mi sono rimessa a piastrare i capelli. Io già lo so che per fare tutto quello che devo fare passerà l'intera giornata, perché purtroppo non riesco a fare tutto continuativamente, ma devo per forza fermarmi ogni tanto per le esigenze ovviamente della casa, del bimbo, eccetera. Oggi approfitto per fare tutto ciò perché c'è Angelo. Stirandoli si nota molto meglio il colore, con la luce ovviamente sembrano, vedo, più chiari, però sono abbastanza scuriti rispetto a come li porto di solito, non trovate? Però devo dire che inizio a farci l'occhio e ad abituarmi un po' a questo colore più scuro e mi piace. Continuiamo. Adesso, prima di ultimare il tutto, facciamo la spuntatina di cui vi parlavo, quindi divido i capelli a metà. Li porto tutti avanti. Li unisco e con la clip chiudi i pacchi di Ikea. Di blocco la faccio scorrere in basso così da pareggiare tutti i capelli e vado a spuntare un po' nel lavandino qualche centimetro. In realtà l'ho fatto sia da bagnati che, come avete visto prima, da appena asciutti, e adesso faccio un'ultima spuntatina così. E penso in tutto di aver rimosso 4 centimetri di capelli, tutto qua. Eccoli qua. E per finire con i capelli vado ad applicare un pochino di siero riparatore di Eteria, questo qui che mi avete visto già utilizzare, che amo tantissimo. Concentro principalmente sulle punte e sulle lunghezze.
poi salgo e accarezzo anche, vedete, questi capelluzzi che ovviamente si sono elettrizzati durante lo styling e la piega liscia. Ecco qua, che ne dite, il colore vi piace? A me non dispiace, devo dire che con questa luce sembra più chiaro, assolutamente sì, di quello che è con la luce artificiale, mi piace. Intanto penso di aver scelto anche lo smalto che voglio di applicare, scelgo questo qui che è uno dei miei preferiti, ovvero color Malva, questo qua è il super gel di Rimmel ed è il numero 101. Mi piace, lo trovo abbastanza naturale come colore, sta bene un po' con tutto, visto che ultimamente negli ultimi anni ormai non cambio spesso come prima lo smalto, è sempre meglio utilizzare colori abbastanza neutri che si sposano un po' con tutto. Insieme ovviamente, come vi avevo mostrato prima, metto anche la base Ecot di Essie, la Strong Start, base trasparente, e quindi procediamo. Passiamo allo smalto, eccolo qua. Molto spesso utilizzo anche un rossetto di questo colorino qui e mi piace, devo dire, mi piace molto. Tra l'altro mi piace il fatto che nonostante non sia un colore scuro, però con una sola passata, guardate che bella coprenza che ha. E voilà, fatto! Mi sono anche cambiata la maglia e direi per oggi missione compiuta. Io sono contentissima perché non mi capita mai di riuscire a fare tutte queste cose insieme nella stessa giornata, però visto che ho alcuni impegni nei prossimi giorni, avevo bisogno di darmi un po' un restauro, chiamiamolo per quello che è. Oggi, col fatto che Angelo era a casa, ho approfittato e quindi abbiamo fatto insieme la tinta, le sopracciglia, ho schiarito i peletti dalle braccia, ho fatto la maschera esfoliante al viso, sono riuscita a mettere lo smalto e ho spuntato anche i capelli, insomma, dai, cosa voglio di più? Sono contentissima, grazie per la compagnia, io vi abbraccio e ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao!